Benvenuti in Arabian Coffee, il nuovo Achievement Run con Europa Universalis. Stiamo giocando con gli ottomani. Voi odiate, lo so, gli ottomani. Io vi posso dire che alla fine di questo run gli ottomani si autoestingueranno da soli, quindi potrebbe anche farvi piacere. Ho fatto due o tre conti ieri, guardando un po' il cambio culturale perché devo fare il saltino sulla greca. E mi dice che ho sbagliato a fare i conti, guardavo Bulgara. Ho al momento 111 punti di sviluppo sulla greca e 173 sulla turca. Con la conversione che sto portando in atto di tre province, mi ritrovo 18. 11, 18 e dove sei? Biga? Questo. E 13. Quindi sono 11 più 18, 29 più 13, 30, 42. Ho 42 punti che mi migrano da una cultura all'altra. Significa che questi mi portano, vado a 152, questi qua vanno a 130. Quindi ho il sorpasso culturale. E molto probabilmente ce l'avrò ancora prima dell'arrivo del 65, se non sbaglio. E se così, perfetto. Appena il passaggio culturale faccio diventare, creo i grechi ottomani, ortomani. E così mi ritrovo esattamente dove voglio essere, ossia fuori dalla cultura levantina. Da quel momento, appena avrò tipo Elab, inizierò a bombare qua e a creare subito dei vassalli in zona per andare con la nuova cultura levantina, ma mameluca. Quindi mameluca in realtà non esiste, beduina, egiziana, eccetera. Comunque deve essere levantina, quindi in questo caso per esempio è siriana, e levantina va già benissimo. Quindi potrei prendere Raqqa, spostare la capitale a Raqqa momentaneamente, eccetera. Ora la mia capitale è, cosa sei tu? 16 ed è qui. Questa qui è greca, quindi ok, la capitale è già sulla greca, non mi serve. Quindi una volta che faccio questo gioco qua, non devo neanche creare un vassallo turco nel primo periodo, lo dovrò creare dopo. Comunque sono tutti giochi mentali schifosissimi che mi sto facendo. Il mio obiettivo di arrivare a manpower 26.000 e rotti non è troppo lontano. Lo faccio perché ho paura di beccarmi poi dei rivali contro più potenti di me. Allora, se guardiamo i rivali, Mamalucchi hanno 32.000 uomini, noi 33.000. Timurid non mi preoccupo, Karakulu pochi perché hanno fatto la battaglia contro. Hanno anche dei separatisti. Secondo me nasce l'Iraq e a me interessa l'Iraq come regione. In realtà di questa non mi interessa assolutamente nulla. Devo prendere Raqqa e poi tutto qui giù, Baghdad, eccetera. E sì, sì. Allora, cosa succede? Posso intervenire tra grandi potenze. Portogallo, Britannia, perché? Questa è in guerra contro la Francia. Bravissimi che non mi hanno chiamato. Ha due guerre aperte. Non ne voglio sapere nulla. L'Austria mi straodia, la Polonia è alleata, la Francia pure. Benissimo, benissimo. Ho due alleati potenti. Ok. Qui non ci posso arrivare. Benissimo, non voglio intervenire. Decisioni qua no, perché la cultura mi è morto probabilmente il regnante, sì. Ok, una merda proprio. Che schifo, mamma mia. Mamma mia. Puntiamo qua. Ok,
Niente, i miei rivali sono i miei alleati. Sono in guerra, non mi interessa, io non sono in guerra, quindi ho la felicità nel cuore. Mercanti, ho un mercante libero, cavolo. Allora, io sono nel trade node, che non troverò mai, trade node di Costantinopoli e di Ragusa. Ok, quindi potrei spingere roba qui, qua, Alexandria, send, deve fare un transfer, vai, spostare tutto a Costantinopoli, bravissimi. Navi commerciali ne ho poche, potrei costruirle, lo faccio, sperando che non me le distruggano poi. Build bark. Oddio, aspetta. Forse ho fatto una cazzata. Force limit. Naval force limit. 32, no, va bene. No, cavolo, cavolo, non è vero. Ne ho fatte troppe. Quindi posso annullare la costruzione di una barchetta. Barchetta. Se la trovo. No, non farla. Quindi quante ne ho di in costruzione? Due. Ok. Dopo controllo, massimo ne dismetto qualcuna. Cthulhu, cioè, va bene. Chi se ne frega. Polonia, opinione no. Perdo potere diplomatico volentieri. Qui ci siamo quasi. C'è 6.000. Quanto ci metto a portarli su? Non lo vedo. 228 al mese. Va benissimo. Però quasi quasi mi sono rotto i coglioni, eh. Chi è questo? Occupato da Cthulhu. Ma sono in guerra, chi se ne frega, Karaman? Se dichiaro guerra a Karaman. Aspetto. Non devo fare core. Però questo mi fa arrivare qua. E mi fa fallire la missione, però. Quello sì. Aspetto. Porto su manpower, intanto vado avanti con la conversione. 20% biga, sarà la prima a finire nel 59, fra 7 anni. Quindi tutto quello che prendo devo tenere come non core. Oppure creo un vassallo qua. Anche. Che mi aiuta. Vediamo un po'. Anche. Facciamo un vassalletto, va. Così velocizziamo un po' le cose. Allora, voglio vedere quanto spazio avrei. Ne avrei uno, quindi se io tipo creo un vassallo da qualche parte, come si faceva? Non mi ricordo mai come si fa a fare un vassallo. Qui. Potrei creare un vassallo lì da Sivas, Kanik. Sivak, Amasya, Bozok. Sì, oppure Ankara. Questo quasi quasi. Però sì, avrei un vassallo che sta qui come un tarzanello. Mi aiuta male in guerra. Però mi abbassa già la cosa e posso fare lo shift culturale fin da subito. Quasi quasi lo faccio. E vediamo l'effetto che fa. Ankara mi piace. Eritrea anche. Siva, Bozok, Amisa. Vediamo un po'.
Ankara 11, Bozo Kotto 14, Sivas 14. Facciamolo qua. Così magari mi blocco col cambio culturale. No. Ok, abbiamo un vassallo. Questo. Ci ha tagliato fuori Canic. Però in realtà adesso no mission selected, manpower l'abbiamo raggiunto perché abbiamo perso capacità, chiaramente, però forse possiamo fare il saltino sulla greca. La turca si è abbassata. 137, 111. Quindi dovremmo dargli anche qualcosina qua. Vediamo un po'. Perché mi spiace sempre poco. Massimo me lo riannetto poi, insomma. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la differenza. Cosa c'ho qua? Spingi. Turca, 137. Questo è 111. Pertanto ho una differenza di 26 punti. Quindi se gli do 26 punti, 9. Ankara è 11. Cioè, ho tutto da poco. Dovrei dare Ankara e fare 25 più 9, 17 più 11, 28. Potrei dargli questi tre territori. Anzi, uno mi serve. Potrei dare questi tre territori qui e al mio vassallo. Faccio lo shift culturale e poi lo lascio lì. Dai, facciamo così. Devo andare nel pannello del vassallo. Grand Province, Kenick. Ok. E quindi mi ritrovo con questo che ormai è 40%, 34%. Questo non sta aumentando, ma questo sì. E poi gli darei Bozok. Cioè no, Bozok ce l'hanno già, gli darei quell'altro. Quindi Grand Province. Ankara. Ok. Ok, questo va bene. Poi vediamo. Teniamo sempre sotto controllo. 37% e qua siamo al 2%. Quindi 111, 117. Quindi ne deve perdere 6. Uno piccolino. Non ne ho. Ho Bolu. Però dopo non riesco a fare. Riesco a fare claim, ok, gli do Bolu. Basta, il mio vassallo è bello grande, io credo di essere già pieno di appelo, force limit appelo, e va bene così. Ora posso fare lo shift culturale. E intanto adottare questo mi comporta. Sì. Converto sunnite, questo lo farò subito dopo. Conquista Levante, sì. Ok, ora nel pannello delle culture io dovrei poter promuovere la greca. Perché no? 109, 111. Deve diventare il 50%. Ah, ho diminuito i corlì, ma li devo aggiungere. Vabbè, vediamo. Quindi no, devo fare la conversione comunque. La conversione mi porta il passaggio di qua là. Allora, ok, va bene. Però un po' più veloce. Bene, possiamo fare guerra. Allora, declare war, take Konya, conquista, mi dà il 100%, questo mi dà 25% di... ah no, ok, per conto di... qua. Siamo in guerra? Spero. Benissimo.
E scendiamo subito contro Caravan e ce lo prendiamo. Ce lo pappiamo. Ok, direi di dividerci. Perché solo 1000? Va bene. Questo split in half. Questi 8000 vanno qui. Sì, vanno. Ok, rivale del nostro rivale. Delhi deve diventare 100. O questo, prendere Rodi. Mi interessa. Creta. Creta. Dov'è Creta? Lì. Non mi interessa. Ah beh, perché ho i core diversi adesso. Non ho più prendere il Levante. Questo può essere un problemino. Ok. Dove sei, Creta? Che è questa, credo. No. Scio. Questa, non ci vedo proprio. No, contro la Grecia non me ne frega niente. Rodi. Dove cazzo è Rodi? È qua. Dai, questa. Cavalieri. Sono alleati con Venezia. No, lasciamo tutto cos'è, così com'è. Ok. Perdiamo del denaro. Questo vassallo è felice tantissimo. Mamma, mamalucchi sono più bassi di noi e non hanno manpower, sono i prossimi, adesso ci arrivo. E me li mangio. Oh, non so se ho dei core. Kira. Take capital Kira. Non posso ne conquistare. Eh no, ho solo humiliate. Ok, quindi devo farmi un bellissimo covert action, spy network e via. Qui sta cadendo proprio Karaman e noi ce la pappiamo. La voglio tutta. Non posso ancora passare Greca, quindi aspetto fare Costantinopoli. Ah, anzi, non serve neanche più. Ok, perdo prestigio e do lealtà a quelli. Sì. Benissimo. Prendiamo Karaman, chiudiamo la guerra e poi andiamo contro i Mamelucchi, che sono quelli che in realtà mi preoccupano di più. Voglio tutto. Potrei farli. Potrei darne un po' ai miei amici. Però faccio dopo. Ok, Karaman è nostro. Ora non mi deve aver spostato nulla qua. Invece l'ha fatto. Perché l'ha fatto? Ok, lo dovrei dare a questo, beh, lo farò più avanti, adesso me la lavoro così. Allora, numero di militari che posso contenere adesso sono più alti, quindi me lo tengo e me lo sfrutto. Allora, converto Skip to Suni, ok. Conquista Levante, sì. Bene, dovrei avere quindi adesso già un core, già un core, un claim qui sopra. Cielo, che è anche abbastanza. No, è vabbè, bello alto. Ma c'è.
Quindi Elab è fatta. E direi di farlo. Allora, militare portiamo su. Vai, possiamo avere le unità. Quindi Azab viene superato da... cioè supera quello lì. Tempo di recuperare le forze. Un bel erede. Sì. Mustafa. Ok, ora. Ho visto che sta cosa è fattibile. Adesso sto facendo sta conversione. Quindi in realtà mi ciuccia dei punti di conversione, ma non troppi. E quasi quasi continuo a farla. Questo 11 punti la portiamo in greca. E così da portare avanti il nostro punto di conversione. Questo non me lo fa cambiare, non me la fa cambiare. Forse perché... Boh. Questo quanto ha? 9, no? Non me ne frega una ceppa. 14, questo mi potrebbe far comodo da cambiare, però non me lo fa fare. Perché? Forse non è adiacente, non lo so. Facciamolo. Andata. Questo passa, fra 10 anni potremo fare il salto sulla Greca. Poi con calma diamo via tutte queste due zone. Questa è già fatta, gliene diamo molti di più. Questa diventerà nuova e a quel punto noi ci spartiamo qui. Benissimo. Allora, 17.000, quanti uomini posso avere? Questi lascio accesi, tanto inizio quasi subito la guerra. Una stabilità, ottomana, Costantinopoli diventa turca. No, non mi interessa. Ho visto che ho il claim e ho in realtà la missione perché il turco è ritornata a essere la principale maggioritaria. Non mi interessa portarla avanti. Faccio un veloce calcolo di quante unità posso fare. Posso fare ancora 4 e star tranquillo. Quindi ne metto 2 qua e 2 qua. Questa è 17.000, porto 18, questa va a 18 e quella va a 19. Ok, porto a tappo. Le mie navi mercantili sono 7. Ne posso fare ancora una e la faccio. Ok. Bene, direi che ci siamo. Vi ringrazio quindi per aver seguito questa serie, Galea Infantry. E vi do appuntamento al prossimo video. Vi invito a mettere mi piace al canale se vi è piaciuto. Iscrivervi al canale, scusate, o mettere mi piace al video se vi è piaciuto il video. Ci vediamo presto. Passate delle buone giornate di guerra contro le altre civiltà, ma sempre guerra pacifica. E a prestissimo.